Ciao ragazzi, bentornati nel mio canale, sono Pietro VRN. Oggi un nuovo appuntamento qui su Farming Simulator 22 nella mappa di Black Sheep, la The Old Stream Farm. Ragazzi, oggi un episodio che finalmente mi vedrà impegnato nel piccolo desiderio di cui vi parlavo già da diverse settimane, cioè quello di portare finalmente il bestiame bovino in farm. Ragion per cui, ragazzi, non perdo altro tempo e prendo possesso, ragazzi, di questo Landini e mi dirigerò, ragazzi, a breve allo shop a noleggiare, ragazzi, il rimorchietto che mi servirà per portare, ragazzi, il bestiame bovino in farm. Nel frattempo, ragazzi, vi volevo mostrare un po' la situazione odierna. A parte la giornata molto fredda, c'è stata una gelata notturna che ha parzialmente imbiancato i tetti e i terreni. Per fortuna il sole, diciamo, del mattino non ha fatto, diciamo, rendere la neve molto fitta per le strade. In ogni caso, uno spettacolo non indifferente. Nel frattempo, ragazzi, volevo mostrarvi un po' la situazione sotto questo capannone, dove ho stoccato, ragazzi, sia le balle di insilato che avevo fatto, ragazzi, che avevo recuperato nell'episodio precedente dal campo 2. Ho atteso ovviamente che giungessero a fermentazione prima di dedicarmi ovviamente all'episodio di oggi. Qui ovviamente le balle di fieno ovviamente sono in numero nettamente inferiore, perché ovviamente l'ho dovute fare in due volte in quei piccoli campi in erba. Comunque una buona scorta di fieno non manca. Qui ovviamente ho portato qui il carrellino dove avevo chiaramente il cibo per le galline, cui ho aggiunto ovviamente un paio di bancalini per il mangime. Mi serviranno dopo per il discorso della razione mista. Poi volevo mostrarvi anche una piccola variante rispetto al gameplay precedente. Ovviamente ho cambiato il mulettino, ragazzi, guardate un po', non ho più il lizard ma ho ripreso il Manitou. Questo per un motivo molto semplice: ho notato, ahimè, che il lizard aveva dei piccoli problemi, me ne sono accorto purtroppo con l'uso, e quindi ho deciso di sostituirlo e quindi di rivendere quello che avevo per prendere il mulettino. Nel frattempo i campi in erba sono, a parte che sono leggermente imbiancati per la neve, sono in ricrescita. Dovrei fare il passare il fertilizzante per il secondo stadio, sia in questo che in quello che nel piccolo campo 12, ma lo farò, ragazzi, successivamente. Nel frattempo, ragazzi, io non perdo altro tempo, vado chiaramente allo shop e vado a noleggiare ovviamente il rimorchietto che mi servirà per portare le prime mucche qui nella Old Stream Farm dopo, ragazzi, tanto tempo e diversi episodi della serie. Ovviamente mi sono preso il mio tempo perché mi serviva rifornirmi di un po' di tutto. Addirittura, ragazzi, ho preso anche il carro miscelatore, che poi vi farò vedere. L'ho stoccato ovviamente e l'ho piazzato ovviamente all'interno della stalla del bestiame. E detto ciò, io, ragazzi, mi occupo della prima fase. Devo in pratica noleggiare il rimorchietto per il trasporto degli animali. Io direi, ragazzi, di prendere nuovamente il Knis, questo da 8 posti. Lo noleggiamo e chiaramente ci trasferiamo al mercante del bestiame.
Mi devo anche ricordare, ragazzi, di fare carburante. Sto cominciando, ragazzi, ad avere carenza di carburante. Questo è dovuto al fatto che ho lavorato parecchio in quest'ultimo periodo. E per quanto riguarda manutenzione e benzina e carburante in generale, me ne dimentico sempre, ma ci devo pensare, ragazzi. Allora, dirigiamoci a prendere possesso dei primi capi. Il mercante di bestiame, ragazzi, lo conoscete benissimo perché ovviamente mi sono recato presso questo mercante di bestiame in occasione dell'acquisto delle pecore. Ragazzi, ho notato che quando attraverso questa stradina, proprio qui in curva, probabilmente per effetto dei tanti alberi presenti qui in zona, questo piccolo boschetto, c'è un leggero calo di frame rate. Ve ne sarete accorti pure voi. Poi, chiaramente, tutto procede perfettamente, il frame rate ritorna tranquillo e la mappa ritorna fluida. Solamente in questa piccola. Questo piccola stradina, proprio in quel tratto, noto questo piccolo calo di frame. Ma poca cosa, ragazzi, la mappa tutto sommato è abbastanza fluida. E allora abbassiamo chiaramente il supporto. E ragazzi, vediamo un po'. La mia idea, ragazzi, è di cambiare, non portare nuovamente le Holstein che le ho portate in quasi tutte le serie. Direi di portare una nuova razza, la Bruna Svizzera. Quindi io direi di caricare più o meno 8 capi di bestiame e richiudere il portellone e andare via. Nel frattempo, ragazzi, facciamo due chiacchiere. Quindi, ragazzi, di che cosa mi sono occupato chiaramente in privato rispetto all'episodio precedente? Innanzitutto, ragazzi, mi sono occupato di caricare tutte quelle balle di insilato che avevo preparato nello scorso gameplay dal campo 2 e le ho piazzate sotto a quel capannone. Mi sono anche occupato di falciare e fare fienagione nei campi 1 e 12, quei piccoli campetti che sono di mia proprietà. Non ho fatto ovviamente una grande quantità di balle di fieno, però tenendo presente che ho fatto due volte la stessa fienagione in entrambi i campi, ho raccolto comunque un numero di balle tutto sommato accettabili per quei campetti piccolini.
poi ovviamente avevo già stoccato la paglia, quei bancali li avevo ricavati dalla trebbiatura della vena in uno dei primissimi episodi, forse il primo episodio della serie. E quindi chiaramente, avendo ormai tutto disponibile, mi sono deciso oggi a portare le mucche in farm. Ovviamente ho dovuto attendere chiaramente il mese di gennaio, come vi andavo ripetendo nel precedente gameplay, e cioè la fermentazione completa delle balle in insilato. Poi ovviamente mi sono organizzato acquistando un carro miscelatore, che vedrete dopo, che ho piazzato dentro la stalla. Poi ovviamente tutte queste balle le ho chiaramente disposte sotto a quel capannone, cercando ovviamente di privilegiare lo spazio disponibile per... Ovviamente, ragazzi, qui deve entrare da questa parte, perché il cancello si trova dove c'è il pascolo di queste vacche. Qui, ragazzi, mi sto occupando chiaramente di sistemare i vari bancali nel carrellone. Questi sono i bancali di miele, per intenderci. Poi, ragazzi, devo fare anche un po' di ordine per gli altri bancali, che si vanno chiaramente ad accumulando, ma questo è un discorso che affronterò e affronteremo più avanti. E allora apriamo chiaramente il cancelletto del pascolo e trasferiamo questo carico di brune svizzere, di 8 brune svizzere, nel pascolo del mio allevamento. E allora apriamo e scarichiamo. 8 capi, perfetto. Ok, a questo punto, ragazzi, io direi di fare una cosa. 8 capi indubbiamente sono un buon numero, però io direi di fare un altro travaso, e quindi chiaramente faccio un bel ritorno al mercante di bestiame, giusto per fare un buon quantitativo di mucche e portarle ovviamente in farm. Direi che in due viaggi siano più che sufficienti. Non ho intenzione ovviamente di portarne troppe, altrimenti sarebbe davvero ingestibile la cosa. In ogni caso, questa stalla non è come ovviamente il recinto delle mucche che avevo fatto, ragazzi, di cui mi ero occupato nella mappa francese, per intenderci, ma questa è una vera e propria stalla in cui ovviamente avrò tutto lo spawn di cui una stalla può dare, quindi a livello di liquami, concime solido e latte. L'unica cosa che manca, ahimè, purtroppo, è la possibilità ovviamente di abbeverare le nostre vacche, perché la cosa avviene in automatico, ma questa purtroppo è una caratteristica purtroppo di questo farming e delle attuali stalle. Magari in futuro faranno un aggiornamento e aggiungeranno anche la possibilità di poterle abbeverare in manuale. Nel frattempo aspettiamo.
E allora facciamo un altro carico, ragazzi, e trasferiamo il tutto dal rimorchio poi all'allevamento. Quindi facciamo un altro carico di 8 brune svizzere, compriamo ovviamente. Perfetto, ci rimangono, ragazzi, più o meno 23.000 euro, però direi che 16 mucche sono già un buon risultato, ragazzi, penso che si possano gestire. Oltre sarebbe troppo problematico a livello di manutenzione e alimentazione. E allora io, ragazzi, di filato mi dirigo nuovamente in farm. Nel frattempo, ragazzi, sono rosso fisso, no, devo fare carburante, ragazzi, però l'idea di andare in una stazione di rifornimento non ci penso proprio, devo cercare, ragazzi, di piazzare una piccola cisterna di carburante per l'approvvigionamento del carburante, ci penso spesso, ma lo devo fare assolutamente, non posso rimanere ovviamente... Senza carburante nei trattori, nel eccetera. E allora vediamo un po', hanno lavorato parecchio, devo dire, ragazzi, questo è poco ma sicuro. Nel frattempo, ragazzi, i campi in ricrescita, devo solo dare, ripeto, un secondo stadio di fertilizzazione ai campi in erba, poi saranno nuovamente disponibili. E allora entriamo nuovamente qui, facciamo la retro, poi chiaramente mi occuperò della loro alimentazione. Perfetto, e abbiamo, ragazzi, ben 16 capi di brune svizzere in farm. Perfetto, ragazzi, qui chiaramente ora chiudiamo il tutto. Perfetto, e questo rimorchio, ragazzi, poi lo andrò chiaramente a consegnare in allo shop, a rendere il tutto, quindi posiamo tutto qua, poi me ne occuperò dopo. E allora, nel frattempo, ovviamente devo spegnere lampeggianti e luci, ovviamente. Nel frattempo vediamo un po' la situazione della stalla delle pecore. Come potete vedere, qui si stanno cominciando ad accumulare anche i bancali di lana, poi devo ovviamente trovare un posto per liberare tutto e per una futura vendita, ma ne parlerò dopo. E allora vediamo un po', ragazzi, innanzitutto facciamo una cosa, apriamo questi padiglioni. Perché, ragazzi? Perché questi sono, ragazzi, i
le varie aperture dove chiaramente mi occuperò poi di alimentare e di travasare la paglia. Questo invece è lo Shooter Mark Vertigo 180, una mod del carro miscelatore che avevo, ragazzi, adocchiato già nel 19, e ho deciso di riportarla qui nella The Old Stream Farm. Un carro miscelatore, ragazzi, da 18.000 litri, che va più che bene per questa farm. Qui ovviamente potete vedere che mi sono organizzato appunto con il fieno e l'insilato e ovviamente il mangime minerale che mi servirà dopo. In questo momento, e allora, mi serve ovviamente prendere innanzitutto il 180-90. Cominciamo a prendere e a dispiegare chiaramente il carro miscelatore. Allora, chiaramente mi aggancio il carro miscelatore, perché la mia idea ovviamente è quella di sfruttarlo anche per, tra virgolette, decomporre, miscelare, la no miscelare frantumare ovviamente i balloni di paglia, e quindi la prima cosa vado a caricare questo carro miscelatore con due balloni di paglia. E allora mi serve, ragazzi, il Faint. Togliamo chiaramente il peso, lo mettiamo dietro e andiamo ad agganciare ovviamente il caricatore frontale. Eccolo qua. Caricatore frontale con gli spilloni, ovviamente. No, però mi devo mettere bene, ragazzi, altrimenti non lo prende. Eccolo qua. Chiaramente, ragazzi, ho scelto questo capannone per stoccare queste balle, perché mi piaceva l'idea di poter passare al centro per il via vai dei mezzi e avere ai lati comunque un po' di stoccaggio. E allora, ragazzi, qui ovviamente ho stoccato davanti alle mie serre ovviamente alcune attrezzature che già sapete benissimo, ma soprattutto è importante ovviamente la paglia. Quindi io direi, ragazzi, di fare un piccolo carico di balle di paglia, cercando ovviamente di non spostarle troppo, ma è inevitabile che si spostano un pochettino, quindi cerchiamo di essere meno perfetto. Come al solito, ragazzi, io vi ricordo che il carro miscelatore non è come il nel 19, ma le balle vengono macinate, triturate con un po' di più lentamente, ecco, non scompaiono
istantaneamente una volta che vengono inserite nel carro miscelatore. Ok, lui se le va macinando. Io, ragazzi, faccio una cosa. Rimango con il Fendt da questa parte. Lo prenderò dopo. Prendiamo nel frattempo il 180-90, ragazzi. Andiamo chiaramente ad accendere il motore e a dirigerci nella stalla. A fare quindi questo primo travaso di paglia per fare, diciamo una parte della lettiera. So benissimo ovviamente che ne servirà un po' di più, ma questo, ragazzi, lo farò dopo. Per il momento 10.000 di paglia per fare per iniziare, diciamo, a fare un po' di lettiera mi va bene, giusto per farvi capire un po' il meccanismo, diciamo. Perfetto, 10.000 di paglia, perfetto. A questo punto chiaramente usciamo di qua e ci sistemiamo con il carro miscelatore affiancati affiancati qui, e chiaramente non mi sposterò più in attesa di preparare chiaramente la razione mista. Vado a prendere ovviamente possesso nuovamente del Fendt. E allora direi di prendere subito la paglia, quindi un primo ballone di paglia. Per quanto riguarda la dose, ragazzi, io mi rifarò esattamente a come facevo chiaramente nella mappa francese. Quindi innanzitutto una balla di paglia, poi tutto il resto, ragazzi. Ripeto, è un carro miscelatore questo da 18.000 litri di capacità. Non ho neanche bisogno di guardare le dosi, ma poi magari comunque in ogni caso ve le mostrerò lo stesso. E allora andiamo a depositare prima questa balla di paglia. Ok, è stata assimilata. Adesso chiaramente dirigiamoci giù. E prendiamo una balla di fieno. Prendiamo questa di qua, ragazzi, che è a vista. Ragazzi, so benissimo che ci sono ovviamente anche delle produzioni che fanno la razione mista in maniera industriale, però ragazzi, la preparazione della razione mista, diciamo, in maniera manuale è un'altra faccenda, ragazzi. E allora abbiamo inserito, ragazzi, una di paglia e una di fieno. A questo punto io direi di fare una cosa. Prima di inserire ovviamente l'insilato, scendiamo ovviamente dal Fendt e prendiamo possesso del mulettino. Ecco, come potete vedere, ho cambiato rispetto ai gameplay precedenti. Ragazzi, ho deciso di
rivendere, ahimè, il mulettino che avevo della Lizard. Questo perché ho avuto purtroppo, e me ne sono accorto dopo, delle piccole problematiche che mi hanno fatto ovviamente desistere dall'utilizzarlo nuovamente, e quindi via. Ho preso chiaramente il mulettino del Manitou. Le problematiche, ragazzi, sono legate al fatto che le forche presentavano delle problematiche a livello di collision e non lo so, delle piccole cose di cui mi sono accorto in fase di test, caricando qualche bancale. All'apparenza sembrava tutto normale, invece purtroppo, ahimè, ho avuto qualche problema, quindi l'ho rivenduto e più o meno poi ho ricomprato per lo stesso, più o meno per lo stesso valore, il mulettino classico del Manitou. E poi, tra l'altro, ragazzi, questo carro miscelatore poi si sposa benissimo anche con l'altezza, diciamo, media di questi caricatori, di questi mulettini. Ecco, ne basta più o meno la metà, ragazzi. Non ce lo metto tutto mai il bancalino, non ce n'è proprio bisogno, ragazzi. Quindi questo per un'altra volta. E questo lo andiamo a rimettere chiaramente qui. Andiamo via, mettiamo il nastro e riposiamo il mulettino sotto al capannone. Sotto al capannone, sì. E prendiamo, ragazzi, possesso del Faint nuovamente. E allora ora tocca chiaramente all'insilato. Ho atteso, ragazzi, ovviamente, che le balle di insilato chiaramente giungessero alla fermentazione al 100%. E allora pigliamo questa, ragazzi. Piano. Ok. Ne devo prendere, ragazzi, due per ottenere chiaramente la giusta dose. Al momento, chiaramente, anche dal colore si nota che è foraggio, non è ancora idonea, non è ancora razione mista. E allora un'altra balla di insilato. E allora vediamo un po', direi di prendere, vediamo, facciamo questo che viene da questa parte a tiro verso il muro. Ok, pigliamola piano piano. Ok, perfetto. Ho cercato, ragazzi, di sistemarla come potevo. In ogni caso, credo che sia lo spazio migliore. Gli altri capannoni, ragazzi, li sfrutterò per parcheggiare mezzi, attrezzature, eccetera. E allora, fra poco ovviamente cambierà colore perché diventerà razione mista, e già lo è, ragazzi, come potete notare. Questa è proprio il classico colorito della razione mista che appena raggiunta. E allora, chiaramente spegniamo tutto
andiamo chiaramente sopra il 180-90. Ora, per eccesso di scrupolo, ovviamente vediamo un po' la dose. Come potete vedere, le proporzioni sono corrette. E qui ovviamente andiamo via. Facciamo una bella retro e andiamo da questa parte. A scaricare questi 18.000 di razione mista. So benissimo, ragazzi, che probabilmente ne servirà qualcosina in più, però per il momento, ragazzi, si accontentano di questa quantità. Poi più o meno poi farò magari un altro rabocco, però più avanti, non adesso, però ovviamente. Quindi finalmente, ragazzi, porto le mucche in farm. Era, ragazzi, un obiettivo che mi ero prefissato da diverso tempo. E una stalla molto molto carina che mi darà tante soddisfazioni, ne sono certo, perché oltre ovviamente allo spawn, ripeto, di latte, liquami e concime solido, chiaramente mi terrà impegnato per un bel pezzo, ragazzi. Ok, nel frattempo, ragazzi, c'è questa bella animazione, le mie mucche cominciano a sentire aria di cibo e si avvicinano nelle mangiatoie, un vero spettacolo. E quindi io, ragazzi, torno in farm, però chiaramente non voglio lasciare il carro miscelatore ovviamente qui, lo terrò ovviamente qua dentro, magari dalla parte proprio della mangiatoia. Stacchiamo il tutto, usciamo con il 180-90, questo non mi serve più, lo mettiamo chiaramente sotto il capannone. Poi penserò, ragazzi, anche a richiudere tutto. La mia curiosità è ovviamente legata a dare un'occhiata a queste mucche che ho inserito in questo momento nel pascolo. E allora spegniamo tutto e andiamo a farci una bella corsetta, ragazzi, nel pascolo, dove ho portato, ragazzi, questi 16 capi di Holstein. Guardate che meraviglia, ragazzi, finalmente le mucche anche nella Old Stream. Sono davvero molto contento, perché, ripeto, ragazzi, la mia prima idea era quella di portare molto allevamento in questa serie, e con il raggiungimento delle mucche sono parecchio parecchio soddisfatto. Quindi galline, pecore e mucche, direi che ho formato un bel trittico. Detto ciò, ragazzi, io direi di chiudere qua. Spero che anche questo episodio qui nella The Old Stream Farm vi sia piaciuto. Io vi invito come sempre a lasciare un bel pollicione in su, iscrivervi al canale e lasciare pure un bel commento, che fa sempre piacere. Noi, ragazzi, ci ascoltiamo la prossima volta, e da parte mia, ciao ciao ciao.